Guardate chi c'è lì. No, guardate chi c'è lì. Io la vengo a prendere, signora. Grazie. Troppo la R gentile. Più importante della lingua italiana, della lingua parlata. Marisa Lauri. Grazie, grazie. Mi inchino al maestro. Ma mi inchino io. Bene che ti accompagno. Voi applaudite intanto, noi intanto arriviamo. Ah, che bello, che Marisa bello. Laurito. Allora io ho capito perché tutti si emozionano a stare qui con te. Perché? Intanto perché sei un grande maestro, ma soprattutto perché questo è un po' un tempio dell'arte diventato, con tutti i personaggi che... Perché non siamo più abituati a vedere gli artisti che sanno fare qualcosa in televisione, capito? Ecco perché. Ma ecco perché sono ho chiamato più emozionata. Per... Ecco perché t'ho invitato. Che bello. Chiunque viene deve pagare il pedaggio, sì. Dei cavalli di battaglia. Sì, io ce ne ho tanti, posso fare. È bella, senti, questa, senti. Questo mi piace molto. Io posso fare un cavallo di battaglia, posso fare recitato, posso fare musicale, posso fare pure, posso pure cucinare un piatto, perché in cucina sono forte. C'ho certi cavalli di battaglia in cucina. Non siamo attrezzati. Va bene, no. Allora. Beh. Tu fallo prima recitato e poi... Recitato, allora io potrei fare un pezzettino con cui abbiamo già parlato di Edoardo, che è stato il provino che io ho portato da Edoardo e che mi ha presa con questo monologo di Non ti pago, mi ha presa in compagnia. Quindi io poi l'ho portato sempre con me nei vari spettacoli, perché per affetto e poi perché è, secondo me fa sorridere. Prego. Grazie. Marisa Lauro. Donna Concetta, che si rivolge al marito ed è arrabbiata. E ha ragione, sei cattivo, sei perverso, sei malvaggio, si sangue i pimsha. Tu allora si contenta quando può torturare gente, ov'è? E se io potessi far cullare quei spill, sarebbe felice. Uè, uè. Ma tu stai sempre buona in salute, non ti viene mai un dolore capo. E mietta, una ventina di giorni rindolietta, ah, così stiamo in poco, grazie a Dio tutto quanto. Santa fede di Dio, Stom sta sempre in una maniera, come saizza così si cocca, come si cocca così saizza, ma come quello vede due ragazzi che si vogliono bene, che hanno avuto la fortuna di mettersi a posto pure finanziariamente, non signora, sa da sposare chi richia, a chi la cira, a chi la scanna, è arrivato re come una scoppola, Fardinà, ma io ti faccio fui, e ci va chi in coppo tribunale, a fare posizione, e ti faccio pigliare a cavascia a tutte le Presidente dell'Italia! Che natura sbagliata! Che essere animalesco! Fordina è come si scuccianta! T'ho dico annanza e t'ho dico pure a reto, Fordina, show, show! Fordina, show! Filomena Marturano. Ah, infatti, con te. Sarebbe l'epoca arrivata. Sarebbe arrivato il momento. E cantato e musicato? E musicato, allora possiamo fare un cavallone, però abbiamo bisogno, io ho bisogno di un aiuto della tua compagnia. Sì, ti andrebbe di fare una parte pure a te? Beh, se non c'è da faticare. Insomma. No, tu puoi fare lo sceriffo. Che sariccia il baffo. E basta. E basta, ti piace? Oh, bellissimo. Poi c'è bellissimo. Adesso in poi voglio fare solo Stefano. Poi mi serve un bandito, poi mi serve Pancio. Eccolo qua. Pancio, la Rosina, Rosina, ecco qua. E ci siamo, ma possiamo partire. Qua. Sì. Ci siamo. Abbastanza. Avevo scelto. Ah, certo, bello, bellissimo. Sei elegantissimo. Come sta? Meraviglioso. Sta bene. Fantastico. Vai. Queste sono le pistole, cioè, il titolo non ve lo voglio dire. Prego. Sto di a destra uno squillo di tromba che i cuori fa tremare, a sinistra si odia uno squillo e so di domandare cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è. Ha rapito la bella Rosina, il bandito Pepe se l'è presa con sé e stanotte la vuole sposare, ma lo squillo di tromba la terra rimbombio da nuvola bianca compare. Arrivano i nostri
a cavallo d'un cavallo, e vivano i nostri con in testa il generale, e non il pancio che ha preso lo slancio, facendo il cappello nel vento svendolato. Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arriva da Florida, 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 e gli spettatori ci gira e ci già si levano in piedi. Galoppa, galoppa, il perfido Pepe, poi con l'ultima palla s'accoppa, gridando molto a lei, ad un gesto non dà scegna niente a cavalchi nel capo e si leva il cappello, rovesina si stampo le braccia, faccia il paese ritorno si fa, lo sceriffo ricciando sul baffo dall'alto castello di vedersi, arrivano i nostri a cavallo sul cavallo, arrivano i nostri con in testa di generale, e il nobile marcio che ha preso lo slancio, facendo il cappello nel vento spento, arriva dai nostri giù dai monti del Far West, arriva dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori ci cive giù già si levano in piedi e battono le mani. Sapete che fa? Vi manda un augurio di felicità. Marisa Lavrito! Grazie! 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 Gigi, grazie! Grazie a te! Grazie! Grazie. Grazie.